Amici sportivi, amici scommettitori, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Allora, c'è da festeggiare intanto i 600 iscritti. Ringrazio tutti. Adesso farò i saluti ai miei ultimi iscritti, come faccio di consuetudine. Parleremo dei pronostici della 30ª giornata della Bundesliga. I pronostici scorsi, purtroppo, per la prima volta non sono andati granché, però c'è sempre una prima volta e quindi sicuramente questa settimana ci rifaremo. Allora, parto con i saluti. Saluto Legno Gamer, un canale polivalente dove si parla di natura, sport, videogame, tutto accomunato da una grande passione che è quella per la fotografia. Poi Thomas Ward, lui è un gamer, quindi se vi piacciono i videogiochi, soprattutto quelli di calcio, lui sta facendo in questo momento la carriera allenatore, quindi andatelo a seguire. The Show Football, grandissimo, mi piace tantissimo questo canale, praticamente racconta tutte le gesta dei migliori calciatori in circolazione in Europa con dei video costruiti molto molto bene. Darius Rossonero, ragazzo molto simpatico che racconta il Milan con passione. Andate a vedere il suo canale. Il rossonero pronosticatore, lo dice il nome stesso, parla di Milan ma anche di pronostici sportivi. Poi Luigi Inter Official, Luigi, un ragazzo molto competente che parla della nostra ben amata Inter, quindi andate a vedere anche il suo canale. Simone Marini, un ragazzo che fa pronostici, però fa pronostici della Serie A, pronostici della Premier League, ma ho soprattutto visto un video interessante che non tutti fanno sui pronostici della Serie B. Marietto Milanista, un saluto speciale per Marietto. Ciao Marietto, 600° iscritto, quindi un saluto speciale va a lui. Ovviamente poi sul suo canale parla di pronostici e di Milan. Visionario 78, è un ragazzo della Juve che fa pronostici anche lui. Ovviamente sul mio canale si possono iscrivere tutti, milanisti, juventini, romanisti. Qua non si litigherà mai, anzi si parlerà di calcio in simpatia e tranquillità. Poi Pronostic Man 91, un ragazzo che è molto competente nei pronostici. E chiudo con Paolo Lora, la mia, che è un ragazzo che si è iscritto da poco, però sta crescendo bene. Parla di mercato, ho visto anche che parla di Chievo e Verona, ma non solo, anche di giovani talenti. Ciao e grazie per l'iscrizione. Allora, pronostici della 30ª giornata della Bundesliga. Partiamo con Hoffenheim-Lipsia. Questa qua è una bella sfida perché l'Hoffenheim è settimo e può ancora ambire a una posizione europea. Lipsia è secondo. Ha fatto molti pareggi specialmente in casa, rende di più fuori casa. Se vi piace mettete il 2. Onestamente io in questa partita metterei più gol. Poi Düsseldorf Borussia Dortmund. Sembra una partita scontata perché il Dortmund è secondo, il Düsseldorf è terzultimo, però sta lottando disperatamente per non retrocedere. Quindi anche qui sarebbe una partita da 2, vista le posizioni di classifica, però anche qua voglio pensare che il Düsseldorf mancano 4 giornate e vorrà fare qualcosa in più. Quindi mettiamo gol anche qui. Poi abbiamo Eintracht Francoforte e Hertha Berlino, anzi Hertha Eintracht. Nona e undicesime, quindi sono lì a metà classifica. Secondo me questa qua potrà essere una partita con diversi gol, visto che comunque hanno poco da perdere. E sono due squadre che hanno raggiunto gli obiettivi, quindi gol. Poi abbiamo Colonia Union Berlino. Attenzione, questa qua è una partita abbastanza difficile. L'Union Berlino adesso in questo momento si trova a più 4 sulla zona salvezza. Il Colonia è dodicesima ed è messa un pochino meglio. Secondo me qua potrebbe venire fuori una gara da X. Poi Wolfsburg-Friburgo. Allora, il Wolfsburg è sesta, ha più 4 proprio sul Friburgo. Questa qua secondo me è una partita che entrambe le squadre dovrebbero vincere. Il Friburgo perché ha l'ultima chance di qualificarsi per l'Europa League, diciamo, manterrebbe aperti i giochi. Il Wolfsburg invece proprio per chiudere i giochi. Qua vedo una partita da doppia chance 1-2. Poi Paderborn-Werder Brema. Una sfida tra le ultime due della classifica. Il Paderborn è ultimo, praticamente è retrocesso perché
manca un punto alla matematica retrocessione, mentre il Werder Brema è a meno 6 dalla salvezza, ma ha qualche possibilità in più. Quindi secondo me questa qua sarà una partita da 2, perché l'unica che ha ancora speranza è il Werder Brema. Poi Bayern Monaco, Borussia Mönchengladbach. Qua il pronostico classico, 1 più over 1,5. Mainz-Augsburg, attenzione, questo è uno scontro diretto tra due squadre che non devono retrocedere, rispettivamente a più 4 e più 3 sulla zona salvezza. È una partita molto difficile, sarà molto tirata. Secondo me, qua la paura di perdere farà alla fine accontentare le due squadre di un pareggio. Quindi X. Chiudiamo con Schalke 04, Bayer Leverkusen. Lo Schalke 04 praticamente è primo di stimoli, decimo, non può né più retrocedere né più, diciamo, raggiungere la zona europea, ci vorrebbe un miracolo. Mentre il Bayer Leverkusen è quinto a pari merito col Gladbach, 56 punti, quindi è in lotta per un posto Champions e deve vincere questa partita. Quindi mettiamo 2. Qua chiudiamo i pronostici, ragazzi. Allora, non giocate tutte le partite insieme, come vi dico sempre, dividetele magari 3, 3 e 3, fate diverse schedine in maniera tale da avere più possibilità di vincere, oppure giocate in singola, che è anche un ottimo modo per scommettere. Vi invito a guardare il mio video, 3 metodi per scommesse vincenti. Io vi saluto, vi auguro di vincere tanti soldi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi e mettete un like. Ciao!